Perché la nostra intenzione è quella di sensibilizzare, diciamo, i vostri animi a certe situazioni, perché magari chi non ha problemi vive con spensieratezza e non si rende conto che invece insomma, bisogna essere un pochino più attenti a certe situazioni che toccano magari altre persone. Sono qui oggi per presentarvi questo nuovo progetto del museo che è, diciamo, un po' l'inizio di un percorso, perché si tratta di un progetto senza dubbio a lungo termine, che nasce con l'idea di rendere fruibile quello che normalmente non è fruibile, perché è chiuso in teca e quindi non può essere usufruito in altro modo che con la vista, anche per le persone che non possono più o non hanno mai potuto utilizzare questo senso. E la situazione di un museo archeologico, come potete immaginare, è particolarmente difficile da questo punto di vista, perché non si può toccare niente fondamentalmente, quindi non nasce con l'idea di essere inclusivo, ma anzi esclusivo, perché è tutto sotto chiave, tutto chiuso, nessuno può usufruirne se non chi apre le vetrine dal punto di vista tattile e con i guanti e le dovute precauzioni. Quindi abbiamo pensato di cominciare un processo che sarà un processo lungo, perché tra l'altro si tratta di tecniche complesse e che stiamo sperimentando anche sui nostri reperti per la prima volta, interfacciandoci con altri studi che hanno più esperienza in questo settore. E vi devo dire che l'acquisizione tridimensionale di oggetti che non sono superfici semplici, come possono essere banalmente un vaso tondo e quindi si può riprodurre facilmente, ma delle superfici vissute anche con dei reperti archeologici che quindi hanno anche delle asperità, perché il tempo magari ha corroso il metallo e quindi in parte il disegno va ricostruito, presentano delle difficoltà di posizionamento perché sono solo parti di oggetti magari, o hanno degli stili particolarmente complessi perché si tratta magari di sculture o comunque oggetti decorativi e quindi non hanno semplici volumi che possono essere riprodotti come dei solidi base. Quindi si tratta di tecnologie anche complesse e difficili da mettere in atto. Ci stiamo attivando un processo a lungo termine, interfacciandosi appunto con queste aziende per riuscire ad avere in sala, e ne abbiamo adesso disponibile un primo esempio, delle riproduzioni dei reperti più significativi che abbiamo in vetrina, selezionati con l'idea di rendere fruibile dal punto di vista tattile degli oggetti che abbiano un significato, perché non tutti gli oggetti ovviamente ha un senso riprodurli. Dobbiamo anche pensare di offrire un'esperienza che dica qualcosa a chi va a toccare questi oggetti, che ci mettano a contatto con degli oggetti, un'esperienza del quotidiano. Noi abbiamo moltissimi oggetti della vita della città romana di 2000 anni fa, molti oggetti della vita quotidiana che noi conosciamo per l'equivalente dei nostri giorni. Riprodurli e rendendoli disponibili dal punto di vista della conoscenza tattile ci permette di far venire in contatto tutti i visitatori, perché alla fine questi oggetti rimarranno fruibili a tutti, con attrezzi del quotidiano della vita di 2000 anni fa, e rendiamo così anche più vivo per tutti l'approccio con degli oggetti che di per sé magari a noi risultano freddi, distanti o morti. Innanzitutto grazie alle persone che mi hanno preceduto, grazie mille, vi hanno esposto quello che è il progetto a cui dovreste in qualche modo avvicinarvi con sensibilità. Beh, la sensibilità è parolone, è qualcosa che in realtà non si insegna, ma fondamentalmente la si ha per natura, è una cosa naturale, poi fondamentalmente la si può allenare nel tempo o ci si può dimenticare che esista, e questo molte persone lo fanno per distrazione, lo fanno per poca concentrazione, lo fanno perché è una società un po' disorientata, un po' confusa, e quindi ecco che forse la sensibilità la viene persa nel tempo. Prima ho sentito parlare di una parola che quando viene esposta con naturalezza mi emoziona sempre molto, che è persona. Cioè tutte le persone possono fare qualcosa. Persona, in greco lontano, distante da quella che è la nostra cultura, ma che è ancora tanto vicino a noi per fattezze, per struttura del concetto, è personare, resonare attraverso, che è meraviglioso. Pensate, no? Come si può essere sensibili, come si può fondamentalmente esprimere la propria sensibilità? Beh, devi risuonare attraverso, ma attraverso cosa? Attraverso quella che noi chiamiamo corpo, fondamentalmente questa scocca, questa maschera, no? Che indossiamo ogni giorno, ma non perché vogliamo nasconderci, cioè semplicemente perché è così. E che cos'è che viene nascosto fondamentalmente da una maschera?
che rappresenta il me, io sono questo corpo, io sono questa persona, ma per risuonare attraverso me e per dare la possibilità agli altri di capire chi sono, ecco che suono il mio io attraverso questo corpo, quindi io nascosto dietro il mio corpo. E fondamentalmente questo è un concetto, per quanto strampalato, estremamente importante, che viene poco raccontato, ed ecco che la sensibilità spesso viene nascosta, semplicemente nascosta, ma c'è in ognuno di noi. E se avessimo reale rispetto della parola persona, beh, allora avremmo sicuramente la possibilità di intraprendere un cammino fatto di consapevolezza, altra parola che amo profondamente. Io sono consapevole di me, del mio io so esattamente chi ero, so esattamente chi sono, e a volte non lo so, ma lo scoprirò chi voglio diventare. Voi siete più o meno 30 ragazzi, giusto? E di questi 30 ragazzi avete più o meno 17-18 anni, giusto? 17? Sì. 16. Avete fondamentalmente... avete una vita, no? Estremamente normale. Sì. Sì. Quando si parla di normalità, vi emoziona la parola normale? Vi fa sentire uguali agli altri, vero? Sì. Eh? Sì. Sì. Vedi, c'è un ragazzo che c'ha sto vocione. Sì. Parla per tutti, gli altri usano il labiale. Lui... Ragazzi, io il labiale non lo vedo, quindi cerchiamo di rispondere a voce. Sì, sì, assolutamente sì, è normale, è tutto normale. È normale un piatto di pasta al pomodoro, è normale per me, lo è anche per te. Quindi è normale fondamentalmente mangiarci un gelato, piuttosto che è normale camminare sulle nostre gambe, è normale guardare qualcosa, è normale volerlo toccare o non poterlo fare, è normale. A me invece questa parola non mi ha mai emozionato. Normale, mi dà di stantio, mi dà di statico, qualcosa che è normale, quindi non è emozionante perché è normale. Tutto ciò che è normale è qualcosa che si in realtà ripete con frequenza sul dizionario. Ciò che è normale perché si ripeta con frequenza, quindi oggi tutto fondamentalmente è normale. È normale l'omosessualità, è normale la disabilità. Oggi tutto è normale. Beh, io nella mia vita, ragazzi, ho deciso invece di essere speciale. Perché normale non mi piaceva. Normale per una persona che non vede, cosiddetta cieca, e diciamo le cose come stanno, cieca, non ipovedente, non vedente, che fa molto figo, fa fashion, però in realtà è cieco. Chi non vede è cieco. Però oggi qualcuno ha deciso di utilizzare questo politicamente corretto, e quindi cieco è offensivo. No, ragazzi, cieco è cieco. Gay è gay. E quindi non c'è niente di politicamente scorretto se viene detto con sensibilità. Se qualcuno con sensibilità mi dice che sono cieca, con altrettanta sensibilità gli rispondo sì. Quindi non è quello che dite, ma è come lo dite in quel momento. Non è quello che sosteniamo se non abbiamo una forte comprensione di quello che diciamo. Io sono veramente convinto di quello che sto dicendo, lo sto dicendo ad alta voce, ma non ci sto pensando. Se pensate, date peso a quello che dite, non arriverà mai, mai politicamente scorretto. Quindi quello che fondamentalmente oggi siamo qui a sostenere non sono soltanto il batterci per le barriere architettoniche, che ci stiamo pensando in tanti, ma è la barriera mentale che deve cadere. Quindi basta con la normalità se questa non emozione non crea aspetti empatici, andiamo invece a lavorare su quello fondamentalmente che potrebbe essere l'aspetto invece più emotivo, più entusiasmante, l'essere speciali. Questo museo sarà speciale, perché in realtà anche se io sono cieca e devo toccare, ma sarà entusiasmante per chiunque poter toccare qualcosa che vedi soltanto dietro una bacheca. Quindi non è solo per me che sono cieca, è anche per voi. Non sono soltanto io che sono cieca che lo voglio toccare, in realtà anche mio figlio lo vorrebbe toccare, eppure ci vede. Perché in realtà qualcosa visto dietro una bacheca non è entusiasmante fondamentalmente diversamente da chi invece lo può toccare e vivere attraverso l'aspetto tattile. Ce l'abbiamo questo aspetto sensoriale, perché non utilizzarlo? Rende ancora più entusiasmante il percorso che sto facendo. Quindi sì, siamo e diventiamo e lavoriamo sul concetto di specialmente abili, perché vedete, non siamo disabili. Se vogliamo vedere e sostenere il concetto della disabilità, vuol dire diversamente abili, cioè abili diversamente da qualcuno, non inabili.
Quando sappiamo accettare un cambiamento, allora siamo veramente aperti a una rivoluzione, a un'evoluzione. Diversamente siamo statici, siamo stantii e quindi non stiamo donando all'universo niente di più di quello che ci ha dato. Quando parlavo del rispetto della persona, se noi abbiamo un grande rispetto della persona, allora io non dovrei neanche essere qui a raccontarvi nulla. Se fossimo veramente in un posto, in un mondo inclusivo, la mia, diciamo, il mio intervento sarebbe inutile. Dovrei stare lì, seduta, a fianco a voi, ad ascoltare qualcos'altro. E invece sono qui ancora a spiegare che siamo veramente tutti diversamente uguali. Diversamente uguali, cioè uguali nei diritti, ma diversi nelle fattezze, nei modi di comportarci, nel modo di esprimerci, nel modo di proporre la nostra vita attraverso il nostro metodo. Qual è il mio consiglio quindi? Per quanto io non voglia mai darli ai ragazzi, perché di fondo siete voi darli a me. Perché io sono, sembrerà un paradosso ragazzi, ma una grande osservatrice. Io osservo con gli orecchi, ascolto tantissimo. E sono bravissima, non mi sfugge niente. Mi piace sentirvi parlare tra di voi, mi piace l'idea che comunque abbiate sempre qualcosa da raccontare a modo vostro, perché quello che mi piace è che è a modo vostro. E se noi dessimo più attenzione al vostro modo di dire le cose, avremmo già cambiato il mondo da un po'. E invece noi pensiamo di essere più adulti, di saperne di più e quindi ci imponiamo nei vostri confronti, ma in realtà noi ci dovremmo proporre a voi come voi vi dovreste proporre a noi. Questo è la chiave di lettura, proporsi, non imporsi. A volte, tempo fa, mi sono trovata a discutere con un personaggio pubblico, molto amato dai giovani. Facciamo più o meno lo stesso lavoro, lavoriamo in TV, e lui diceva che la libertà giustifica l'atteggiamento. La libertà di pensiero è assolutamente da tutelare. Ma essere liberi di dire qualcosa non vuol dire farlo in maniera aggressiva, farlo in maniera maleducata. Quello che io non voglio è che voi acquisiste la possibilità di giustificarvi dietro ma questa è la libertà di pensiero, io lo sto dicendo così perché è il mio pensiero. Il tuo pensiero, detto diversamente, arriva comunque. La consapevolezza e la sicurezza di voi dà la possibilità ai vostri pensieri di arrivare fino in cattedra. Diversamente, se arriva in maniera aggressiva, la comunicazione non è efficace. Sapersi proporre e proporsi fa la differenza. Proporre e proporsi fa la differenza. Ma avere degli strumenti per poterlo fare, se non li hai, fai fatica. Adesso voglio fare un passo nel passato e raccontarvi un pochino chi sono, chi ero e chi sono e chi voglio diventare. Perché chi ero, chi sono e chi voglio diventare sono tre frasi importantissime per il vostro percorso di vita. Ero una ragazza di 18 anni quando qualcuno mi ha detto, un professore molto noto, un luminare: signora Minetti, mi dispiace, lei ha una malattia, patologia, si chiama retinite pigmentosa. Non gliel'avrei mai voluto dire, ma purtroppo ha anche una degenerazione maculare. L'una non permette all'altra di guarire, quindi diventerà cieca. Beh, a 18 anni non è una gran bella notizia, ma in realtà per me fu una liberazione e vi spiego perché. Quando avevo 6 anni ho incominciato a essere sgridata perché sbadata. Tutti mi dicevano, mio papà, mia mamma, ma che, non lo vedi questo bicchiere? Perché io lo facevo cadere. Quando cercavo di aiutare mamma a 6 anni a sparecchiare tavola, erano più i bicchieri che cadevano pieni di vino o di acqua che quelli che in realtà riuscivo a portare al lavandino. Ma perché erano trasparenti, non facevano contrasto, io non li vedevo. Eppure li vedevo se li fissavo, ma nel muovere velocemente l'occhio per me non c'erano sul tavolo. Quindi buttavo la mano prima che l'occhio, istintivamente. A volte mi andava bene, li prendevo, a volte li agganciavo col polso e li facevo cadere. Ed ecco che ero la distratta di casa, quella sbadata. E mi ero convinta di essere così, assolutamente, perché nessuno era consapevole. Vedete che torna sempre questa parola. Consapevole della mia malattia. Nessuno era cosciente che io avessi questa patologia. Quindi ero agli occhi di tutto assolutamente sbadata. Una malattia invisibile, cioè c'era ma non si vedeva. Non avevo un occhio compromesso visibilmente, non avevo una pupilla bianca piuttosto che... Era un occhio normale. Quindi come potevo io capire che avevo un problema agli occhi
Non lo percepivo perché avevo quel poco di vista, sono nata con un po' di vista, e pensavo che io vedessi, che tutti gli altri vedessero come me. Non mi sono mai chiesta, ma chissà la mia amica Emanuela se vede più di me. No, non è un pensiero che fai, pensi che Emanuela veda tanto quanto te. E che quel poco di vista che tu hai è esattamente quel poco che vista che, di vista che hanno tutti. Non cresci con la consapevolezza che quello è. E quindi tu sei sbadata, perché se tu fai cadere le cose e quando aiuti mamma non riesci a cade un soldo a terra e non lo vedi e vai con la mano. Oh, no ragazzi, non è che non vedo, sono proprio sbadata. Ed ero assolutamente convinta di essere sbadata. Cosa è successo quindi? Che ho vissuto un'adolescenza dove io ero sbadata, ero goffa negli atteggiamenti, ero estremamente insicura. Avevo paura di tutto e di tutti, perché quando meno me l'aspettavo facevo un danno. E questa a scuola pensate, ero quasi derisa da tutti, perché ero fondamentalmente alta così a 12 anni. Ero già su molte riviste perché facevo la fotomodella, quindi facevo i fotoromanzi, pensate. Quindi, però i fotoromanzi erano facili da fare perché era statico, io dovevo stare ferma, mi mettevano in posizione e le storie le creavano sotto. Quindi mi mettevano in una posa, tenevo quella posa per 5 minuti, mi facevano le foto nel frattempo, ma non c'era niente da vedere. Non c'era da correre, non c'era da camminare, non c'era da prendere un oggetto, non c'era niente da fare. Mia mamma mi accompagnava, quindi io ero assolutamente tutelata e non mi rendevo conto della mia difficoltà. Poi tornavo a scuola e la realtà era che ero sbadata, che non avevo assolutamente, ero quella che leggeva peggio. Quando leggevo le parole giravano intorno, ragazzi, era bruttissimo. Vedevo una parola tipo caro babbo, vedevo caro babbo, incominciava a girare intorno velocemente a caro e io diventavo matta, quindi incominciavo a piangere e non leggevo più. I professori non è che si chiedevano, ma forse la ragazza c'ha un problema agli occhi. Fino ai miei 12 anni hanno pensato che fossi sbadata. Poi a 12 anni vado da un dottore, perché una professoressa, quella di matematica, dice: ma secondo me un problema agli occhi ce l'ha la ragazza, andate a vedere. Siamo andate a fare una visita. Io ho un fratello che si chiama Fabio e Fabio ha un ritardo cognitivo. È nato con una forma, no, di molto lieve di autismo, ma in realtà Fabio ha un ritardo, quindi è un ragazzo oggi di 40 anni, un uomo di 40 anni, ma è come se rimanesse sempre un ragazzino di 13, molto, molto piccolo, ok? Quindi ha un senso di responsabilità su delle cose molto profondo, è un ragazzo di grandissimo spessore, ma fa fatica a prendersi alcune responsabilità, perché rimane un bambino. La sua difficoltà cognitiva ha chiaramente compromesso tanto la vita dei miei genitori, perché i miei genitori si sono applicati tantissimo affinché comunque dove non arrivava lo Stato arrivavano loro. Quindi dove Fabio era abbandonato dalla scuola perché non aveva diritto ad alcuni sostegni, ecco che i miei genitori si sono creati una struttura che permettesse a questi ragazzi e insieme ad altri genitori di altri ragazzi come mio fratello di poter avere la giusta istruzione e poter continuare a fare un percorso scolastico interessante, non un parcheggio, ma un reale percorso scolastico. E oggi Fabio lavora, però lavora chiaramente con un assistente sociale, lavora comunque fondamentalmente insieme alle persone, assolutamente tutelato, ma questa è stata la volontà dei miei genitori, di nessun altro. E chiaramente crescendo in una realtà come questa, ferrea sotto l'aspetto dei diritti, sapevo già che cosa dovevo fare per migliorare perlomeno le persone intorno a me. E quando fondamentalmente sono andata da questo dottore a 12 anni, pensate ragazzi, questa è sfiga, eh? Dicono che la fortuna è cieca, ma nel mio caso no. E quindi quando sono arrivata da questo dottore mi ha detto: ma no, sì, c'è un astigmatismo, ma tranquilli. No, la ragazza secondo me sta facendo di tutto per attirare l'attenzione, dato che voi siete molto concentrati su Fabio. E quindi il vostro tempo che impegnate per il piccolo Fabio, chiaramente lei lo subisce e fa di tutto per attirare l'attenzione. Non c'è niente, tranquilli. Quindi io per altri tot anni, fino ai miei 18, ho finto di vedere. Perché qualcuno mi aveva detto che io stavo fingendo di non vedere e quindi ho detto vabbè, visto che io comunque non mi cambia questa cosa, nel senso che non vedo le cose, tanto va che io fingo di vedere. E fingevo di vedere. Voi non potete immaginare quanto con grande interesse ascoltavo e scuotevo la testa quando le persone parlavano, io già non vedevo più il loro viso. Però cercavo attraverso la voce di indirizzare bene l'occhio, perché io me lo stavo inventando questa malattia, quindi dovevo inventarmi il contrario. E in quell'anno di ragioneria
la professoressa di matematica, che io non ringrazierò mai abbastanza, e il prof di informatica mi dissero: oh, andiamo a fare una visita. Facciamo una visita, perché se facciamo questa visita, fidati, scopriamo qualcosa. E mi hanno portato loro, perché io non volevo dare un peso ai miei genitori, sapevo già quello che aveva detto il dottore, quindi quando esposi a loro la mia preoccupazione in merito, loro mi dissero: va bene, ti portiamo noi. E quando sono andata a fare questa visita, il dottore disse quello che vi ho detto prima: lei ha una retinite pigmentosa con degenerazione maculare, è cieca. La ragazza ha un residuo visivo inesistente. Tornai a casa felice, perché finalmente da quel momento era giustificata il mio atteggiamento. Io non ero sbadata, cioè qualcuno non mi stavano dicendo che ero cieca. Qualcuno mi aveva detto: guarda che non sei sbadata, non sei distratta, non sei goffa, non è colpa tua, hai una patologia, quindi viva Dio che ancora sei in piedi e non ti sei andata a schiantare sotto una macchina. E quando l'ho detto ai miei genitori, loro chiaramente hanno inizialmente subito il colpo, io lì per lì no, perché ho detto: beh, adesso posso chiedere di andare a scuola con qualcuno, posso essere aiutata, cioè se chiedo, se dico ho bisogno, non mi dicono di no, perché oggi ho bisogno, è giusto che io lo dica. Condividere ufficialmente la mia vita con qualcuno non è stato semplice, perché il mio primo pensiero a 18 anni, quando hai un libro della patente in mano e stai per studiare tutta la parte teorica, perché da lì in poi prenderai la macchina e vivrai il mondo in maniera autonoma, sentite questa parola, autonoma, da quel momento in poi ho detto: beh, qualcosa adesso non andrà per come me l'aspettavo, non guiderò questa macchina, e il mondo intero mi ha ringraziato perché penso avrei stirato chiunque, ma soprattutto non sarò più autonoma, io non sarò più autosufficiente, cioè non farò più niente da sola, ma sempre con qualcuno. Mi sono detta: da oggi devo fare in modo che la mia vita sia indiscutibile, che la parola, la mia parola, sia ineccepibile. Devo poter disquisire con chiunque, devo poter attraverso la parola, la mia voce, arrivare ovunque, perché io li conosco i diritti, so cosa vuol dire essere persona al di là del limite che vedono gli altri, e so, e l'ho scoperto sulla mia pelle, che non c'è limite fisico al mondo che possa limitare la mia volontà, quindi io in questo mondo la comparsa non la faccio, voglio essere una protagonista, e per essere una protagonista, beh, devo sapere, non c'è cosa che non si possa vedere se la conosce. Vi dovete svegliare, dovete lavorare a realizzare i vostri sogni. Chi vi dice che non siete in grado di fare qualcosa, beh, azzittitelo con i fatti, non con le parole. Non perdete tempo a spiegarle: ma no, ma guarda, io davvero potrei farcela. È un tempo che state investendo male. Lavorate a realizzare i vostri sogni, e solo una volta realizzato tornate e gli fate vedere a questa persona il vostro traguardo raggiunto. Quando mi dicevano che non potevo correre, io non parlavo, lavoravo. Poi sono tornata con la medaglia al collo olimpica. Quando gli altri dicevano che non potevo diventare una ballerina, prima ho ballato e poi glielo ho raccontato. Quando dicevano che non avrei mai vinto Sanremo, prima l'ho vinto e poi l'ho raccontato. Non potete dire di avere qualcosa se non l'avete ancora. La strada ve la dovete aspettare esattamente impervia, piena di arbusti, di vetri, di rami, sarà difficilissimo. Ma vi dico anche un'altra cosa, tutto è difficile prima di diventare facile. Sapevate camminare? No, adesso è facile, lo fate. Sapevate correre? No, ma adesso è facile, lo fate. Sapevate leggere? No, era difficilissimo, ma adesso lo fate. È facile. E allora date valore a tutto ciò che avete conquistato, lo avete fatto voi. Solo voi. A casa mia non girava una lira, perché ai tempi c'era quella. Si mangiava la carne una volta al mese, mio padre era un semplice poliziotto. Quando si vedeva il frigorifero pieno mai, tanto che adesso ho il trauma e casa mia è sempre piena di mangiare anche più di quello che serve. Perché ci sono delle cose che poi le viviamo e diventano traumi, e rimangono dentro di noi. Se io incomincio a investire il mio tempo, a preoccuparmi di qualcosa, poi non me ne posso più occupare. La differenza è come vediamo e leggiamo il problema.
Siamo poveri? Non abbiamo le robe firmate addosso? C'è qualcosa di più grave? Abbiamo una patologia? Beh, io spero che ci sia modo di trovare una soluzione. E lo si può fare solo se si riesce a creare una comunità intorno a sé. La volontà di creare squadra sempre, che sia a scuola, che sia in casa, che sia con le amiche. Dovete dire chi siete. Ma prima di dire chi siete dovete conoscere chi siete. Dovete venire in contatto con voi, con le vostre possibilità. E se pensate che non ne avete, beh, ve lo dico io, non è possibile. Ma proprio non è matematicamente possibile. Tutti possiamo fare tutto. Tutti possiamo fare tutto. Ve lo metto per iscritto e vi dico cosa vuoi fare. L'astronauta lo puoi fare. Vuoi fare lo stuntman? Lo puoi fare. Non c'è niente che non possiamo fare se c'è la nostra volontà.